Era scritto nella storia di questo campionato e nelle aspettative del piccolo centro del comune di Cupello, che arriva all'agognato traguardo grazie alla lotteria dei calci di rigore e a spese di un ottimo avversario, il Simone Piccirilli San Salvo, che si consola con l'ottimo girone di ritorno e con le premesse per fare molto bene anche nella prossima stagione. Il soggetto di questo preambolo è comunque il Montalfano, seguito sul neutro di Vasto Marina da un notevole gruppo di appassionati che già pregustano lo storico traguardo. La truppa di mister Barisano in testa al campionato per numerose settimane e arresasi sul filo di lana al Real Tigre, vuole arrivare all'agognato traguardo beneficiando dei play-off. In avvio sono i sansalvesi a insidiare la porta di Ghiran con la perentoria irruzione in area di Bevilacqua e la conseguente battuta a rete presa a terra dall'estremo giallo-verde. Il primo affondo del Montalfano dall'altra parte produce il gol del vantaggio col solito Daulerio, implacabile ancora una volta dalla media distanza. La replica dei gialloblu non si fa attendere. Al sedicesimo sul piazzato dal limite Monaco scheggia la parte alta della trasversale. Prima del riposo annotiamo un'occasione per parte. Al 26esimo l'inserimento di Ayad che manda il pallone a sorvolare la porta avversaria e al 40esimo con una nuova iniziativa di Monaco che semina scompiglio in area cupellese ma alla fine è costretta ad arrendersi a Ghiran che azzera la minaccia. Più scarna la cronaca della seconda frazione che si vivacizza al 16esimo con la penetrazione di Talia che trova il varco per la battuta in area ma spara malamente sul fondo. Il Simone Piccirilli è protagonista anche al 32esimo con Monaco che dapprima impegna severamente l'ottimo Ghiran che poi nell'immediata replica del duello con l'11 sansalvese è costretto a capitolare. Gol pesante quello del Simone Piccirilli che rimanda ogni discorso ai tempi supplementari. La prima mini frazione si apre con Ghiran attento sul destro dal limite del neoentrato Buccione. All'11esimo Radu va a segno ma si aggiusta il pallone con un braccio e il direttore di gara giustamente non convalida la segnatura. Ogni discorso è rimandato dunque al secondo tempo supplementare, poco adatto ai cardiopatici. Sembra fatta per il Montalfano, avversario in apertura con Maiale, che sorprende Di Ninni con un gran tiro arcuato da posizione quasi impossibile. La gioia dei cupellesi viene rimandata nuovamente perché alle soglie del triplice fischio Cupaioli acciuffa il pari e rimanda ogni decisione alla lotteria dei tiri dal dischetto. Di seguito vi raccontiamo nel dettaglio la sequenza dei calci di rigore. Si parte con Maiale che non perdona. Stessa sorte per le battute di Jalacci, Simone D'Alberto, Bevilacqua e Pardi. L'errore che alla fine risulterà fatale sarà quello di Buccione che spedisce la sfera a scheggiare il palo esterno. La sequenza prosegue con i tiri impeccabili di Del Gesso, Cupaioli e Lucci. Quest'ultimo ha l'onere ma anche l'onore di calciare il penalty decisivo che porta Montalfano in seconda categoria e condanna il Simone Piccirilli a rimandare al prossimo anno i sogni di gloria. Spazio a fine gara per i festeggiamenti di rito e per le interviste ai protagonisti. Mister Di Giulio, è andata male per voi, però non si poteva chiedere di più a questa squadra? No, per noi è andato benissimo, abbiamo fatto una bellissima finale contro la squadra più accreditata del campionato, abbiamo lottato fino all'ultimo minuto, è stata una bellissima partita, siamo riusciti a recuperarla solo negli ultimi 4 minuti dei 120 minuti, poi giustamente i rigori è una lotteria e ha dato merito alla squadra che probabilmente è la più forte. Anche perché i rigori non ci dovevano neanche essere, perché il Montalfano ha fatto secondo, quindi si doveva dare una miglior classifica a questa squadra che era la più forte del campionato. Non ha vinto il campionato, ha avuto la possibilità di vincere i playoff, per cui merito al Montalfano che è stata una degna rivale. Adesso per voi ci sono le basi per poter ripartire e ambire, magari non essendoci più Real Tigre Montalfano, a vincerlo voi il prossimo anno il campionato di terza? Ma credo di no, credo che la società in questo momento vorrebbe fare un salto di categoria, quindi è andato in finale, vorrebbe, che ne so, fare una domanda di ripescaggio, vorrebbe cambiare categoria perché effettivamente sono un po' di anni che è in questa categoria. Per noi adesso il compito è solo loro, noi sul campo abbiamo dimostrato di essere pari agli altri, io sono arrivato in un momento un po' particolare in questa squadra, abbiamo formato un ottimo gruppo. Ci siamo scelti strada facendo il quinto posto, poi il quarto posto e oggi la finale per noi è già una grandissima vittoria. Sante D'Alberto, alla fine se non è arrivata la vittoria al termine del campionato comunque ve la siete conquistata sul campo. Sì, a inizio campionato forse mai avremmo pensato di finirla ai rigori ed è stata una vittoria sofferta contro una degna squadra, una degna rivale. E questa è una vittoria non di una squadra ma di un gruppo di ragazzi, di una generazione, di una comunità, di una contrada di Cupello che per la prima volta è riuscita a vincere qualcosa. Lo dico con emozione queste parole perché quando è partito questo progetto 5 anni fa è partito con le basi solide per arrivare ad un traguardo e riuscire a dare soddisfazione a tutta la gente che ci ha seguito in questi anni.
mi auguro di continuare e di riuscire a continuare tutti insieme. Ringrazio i dirigenti, i giocatori, tutte le persone che ci hanno seguito, un ringraziamento particolare a Nino Barisano. La squadra del Montalfano tiene alti i colori di Cupello perché altre due squadre sono invece retrocesse dopo essere state promosse l'anno precedente. Ma per noi è un motivo, questo è un motivo di vanto. Certo ci dispiace per lo United e la Virtus che hanno retrocesso quest'anno, ma sono convinto che l'anno prossimo faranno bene e ritorneranno nei posti dove gli compete, una nella prima categoria e l'altra nel campionato di eccellenza. A chi dedica il Montalfano questo successo? Questa vittoria la dedichiamo ad Alberto Ottaviano, che è un nostro caro amico che qualche anno fa prematuramente ci ha lasciato, è il fratello del presidente, e la dedichiamo con tutto il cuore a lui che adesso non c'è più, e siamo convinti che anche grazie a lui oggi siamo arrivati fin qua. Nino Barisano, un tecnico per ogni vittoria di campionato, in 4 anni ne ha vinti addirittura 3, però ogni anno poi viene cacciato, questa volta si spera di no. Oh, questa è la... non so cosa succede, non va bene così, a me l'importante... Sante dice che resta con voi. È bellissimo vedere questa società così giovane, 4 anni che esiste, raggiungere un traguardo così importante per loro e per me. Io è evidente che sono contento perché 4 anni, 3 campionati, poi 3 paesi diversi, quindi comunque Montalfano è una frazione che poi fa parte di Cupello. Io l'anno scorso ho vinto con lo United e quest'anno con il Montalfano. Sono contento, davvero è stata dura, poi la partita è stata combattuta, anche Simone Piccilli ha giocato bene, quindi complimenti al mister Di Giulio. Sì, poi si arriva ai rigori, poi dopo è evidente che i rigori è una questione di tensione, una questione di un errore si paga caro, quindi è andata bene così, adesso sono felicissimo, quindi settimo cielo, grande Montalfano, grandi tutti, grazie a tutti, grazie alla società, abbiamo fatto un grande campionato, ringrazio tutti che mi sono stati vicini, è stata una bella esperienza. Ripeto, non so se continuerà, spero di sì, però questi sono bravi ragazzi, c'è un gruppo speciale, dedico questa vittoria a tutti quelli che mi sono stati vicini, perché certo mi sto abituando a vincere, questo mi preoccupa un po' perché l'anno prossimo vorrei vincere la seconda col Montalfano, quindi ci puntiamo, sono convinto e se resterò io ci credo, quindi questi sono bravi ragazzi. E per chiudere ci sono un gruppo di calciatori del Montalfano che vogliono dire qualcosa. A voi il microfono. Allora, noi volevamo ringraziare soprattutto la società che da agosto che ha creato questo progetto, noi giocatori ci abbiamo creduto. Grazie soprattutto a loro che oggi siamo qui a festeggiare una bellissima vittoria, soprattutto per Montalfano, una piccola contrada dove il calcio conta tantissimo. E un plagio va fatto soprattutto al presidente Sant'Edalberto, che in primis è colui che ci mette tanta passione, tanta voglia e ci mette anche qualche soldino per farci divertire. Grazie a tutti. Il gol a chi lo dedichi il gol? Il gol lo dedico a mio figlio Nicolò. Scusa, un bacio con la moglie, un bacio con la moglie, dai. Un bacio a tua moglie, dai. Un bacio con tuo figlio. Io da Montalfanese vorrei ringraziare la società ancora, come ha detto Antonio, soprattutto la mia parte di merito la dedico a mio fratello che da 5 anni sta rincorrendo questo sogno, e ringraziare tutti gli amici che, anche se non sono di Montalfano, ci hanno messo il cuore e che secondo me non sono mercenari come molti pensano, e ringrazio soprattutto la tifoseria che ogni domenica ci ha seguito sempre, dentro e fuori casa. Alessio Lucci e il Fabio Grosso del Montalfano perché ha realizzato il calcio di rigore decisivo per la vittoria del campionato. Grazie, ringrazio tutti, anche io sono da 5 anni in questa società, mi hanno fatto sempre sentire uno di loro. L'anno scorso ho avuto un brutto infortunio al crociato e rientrare così quest'anno nelle ultime 3 partite e poi segnare l'ultimo rigore dell'ultima partita, secondo me non ha prezzo, tutto il resto... Posso solo ringraziare chiunque mi ha dato la possibilità, il mister, Sant'Edalberto, come hanno ricordato anche gli altri, che ci ha messo sempre di più di tutti, ma senza dimenticare nessuno, anche gli altri di tutta questa comunità che vive per il calcio ed è semplicemente stupendo viverlo con loro questo momento. Grazie.